Ciao a tutti, ciao a tutte, bentornati sul canale, ben arrivati se è la prima volta che siete sul mio canale. Prima di dirvi di cosa si tratta, di cosa parlerà questo video, ma comunque l'avete letto nel titolo, ma non so se tutti conoscete la cosa di cui voglio parlare. Prima di tutto voglio, come sempre, ringraziarvi tantissimo, nuovi iscritti, vecchi iscritti, persone che mi seguono sempre, che mi lasciano i loro commenti, i loro like, interagiscono con me. Vi ringrazio come sempre tanto, indistintamente tutti, perché sapete che io dico sempre che senza di voi il canale sarebbe morto. Io probabilmente farei video lo stesso perché mi piace condividere, però è più bello quando c'è una community che condivide, che interagisce, quindi veramente grazie. Non l'ho detto prima perché non c'è stata occasione, comunque avrete notato, se mi seguite da un po', che ho cambiato il nome del canale e la grafica. Della grafica non sono ancora convinta al 100% perché mi sembra un po' smorto come colore. Vedrò se aggiustare qualcosina. Casomai fatemi sapere anche voi nei commenti. Non mi sembra un po' smorta? È carina, elegante, però io vorrei una cosa un po' più vivace. E comunque dicevo, a parte la grafica, ho cambiato il nome del canale, l'ho chiamato Monica Style. Era da un po' di tempo che pensavo di cambiare il nome. Monica Glitters and Soul è il primo nome del canale, il nome con cui il canale è nato. Quindi io ci sono molto molto affezionata, infatti lo uso comunque come hashtag quando edito i video, poi quando li carico su YouTube e dove si mettono gli hashtag, uso sempre anche Monica Glitters and Soul, ci sono veramente affezionata. E era il nome che mi era venuto in mente per rappresentare meglio il concetto che c'era dietro ai miei contenuti, cioè appassionata di make up, appassionata di crescita personale, quindi belli fuori, belli dentro, quindi Glitters and Soul. E è un nome che tuttora mi piace, non è che mi dispiace, però avevo voglia di semplificare, avevo voglia di qualcosa di più immediato, di più semplice, anche da ricordare. E quindi ho cominciato a pensare, scusate che non sono sicura di aver messo il cellulare dritto, ecco, e sta per saltare qui il gatto, quindi non so se avete visto il mio spavento, questa è Briciola, adesso ve lo faccio vedere. Briciola, però, allora, o vieni o vai. Eccolo qui, Briciolino, che poi non è Briciolino, ma è un briciolone perché è veramente enorme, lui mangia tantissimo. Allora, me lo tengo qui se sta buono, perché ogni tanto schizza. E cosa vi stavo dicendo? Sì, che scusate, ma mi ha interrotta. Che volevo un nome appunto più immediato, più semplice anche da ricordare, meno articolato. E ne ho pensati tanti e sono stata anche indecisa se fare questo cambiamento oppure no, però poi io sono una che si ascolta molto. Se ho cominciato a pensare di cambiare nome, vuol dire che era questa l'esigenza mia che veniva da dentro, quindi al di là poi dell'attaccamento che potevo avere per il nome vecchio, insomma, bisogna anche un po' imparare a lasciare andare per fare spazio al nuovo, no? Lo dico sempre anche nei video di crescita personale. E quindi ho cominciato a pensare a vari nomi. Il primo che mi è venuto in mente, che piaceva molto anche a mia figlia, devo dire, Briciola, mi lasci fare il video? Era Hello Money, un nome così un po' sbarazzino, che non identificava assolutamente un contenuto o l'altro del canale, ma così un nome un po' sbarazzino. Però non ero proprio convinta, me ne sono venuti in mente molti altri. Anche mi era stato suggerito. Cos'è che mi era stato suggerito? Ecomonicamente, per giocare col nome Monica, perché io parlo sempre di cose economiche, no? Sia che sia make-up, sia che sia vuota la spesa perché vado nei discount, c'è cioè un po' un canale low cost, e anche per quanto riguarda la crescita personale, io dico sempre nei miei video che non occorre per forza andare a spendere chissà quanti soldi per fare dei corsi. Certo, ben venga se uno poi vuole completare il tutto, però si può far tanto anche low cost, o quasi gratis o gratis. E quindi il concetto era anche carino, economicamente, però non mi piaceva tanto come suonava. E poi quel eco messo davanti forse non faceva tanto pensare a qualcosa di economico, ma a qualcosa di ecologico, visto che se ne parla tanto in questo periodo, no? Di ecologia. Quindi non identificava proprio niente, anzi forse confondeva. E insomma, ho fatto un sondaggio su Instagram, qualcuno di voi probabilmente ha anche partecipato e vi ringrazio tantissimo perché mi avete risposto veramente in tanti, con tanti nomi e tante idee, finché è apparso un nome. Scusate, devo proprio tirare via Briciola perché mi spazzola il viso con la coda. Dai, saluta a tutti! E Lidia, che è una ragazza che anche tra l'altro io ho conosciuto perché abita qui nella mia città e che mi segue,
ha buttato lì Monica Style, quindi Monica apostrofo S Style. E mi ha colpito subito, non mi era venuto in mente questo nome, però poi ho preferito, appunto perché volevo qualcosa da semplificare, ho preferito unirlo, giocare sull'unione delle due parole ed è venuto fuori Monica Style. E quindi devo dire che mi piace, non identifica i contenuti, ma identifica che è il mio stile, qui è lo stile di Monica, ovviamente ognuno nel suo canale e quando parla di cose che lo riguardano parla del suo stile, cioè mostra il suo stile. E quindi mi è piaciuto molto questo nome, fatemi sapere se anche a voi piace. E questo qui era il preambolo di questo video, ma non è l'argomento del video. Allora, questo video lo voglio fare perché tempo fa, ma tanto tempo fa, vi avevo parlato di un'applicazione o sito che permette di avere il cashback quando andiamo a fare i nostri acquisti online. E mi ero sempre ripromessa di fare un video dove spiegavo come funzionava, ma poi non l'ho mai fatto. Questo sito si chiama Berubai, ve lo lascio scritto qua, ma poi vi farò vedere anche degli screen. È un sito che ha delle convenzioni con tantissimi negozi online, sono veramente tanti, non vorrei sbagliare, ma mi pare che siano circa 900 se non sbaglio. E quando voi acquistate in questi negozi online, che sono magari i vostri negozi di fiducia, ma anziché andare direttamente sul negozio o nell'app del negozio, andate da Berubai, partite da lì e cercate il negozio da Berubai e da lì cliccate al negozio e vi loggate, fate il vostro ordine, avete un cashback. Questo cashback è variabile a seconda del negozio. Qualche volta il negozio offre anche dei coupon, quindi oltre a un coupon per avere lo sconto, voi fate la vostra spesa, applicate lo sconto e dopo un tot di tempo vi arriva nella vostra area personale di Berubai il cashback, cioè dei soldi tornati indietro. Quei soldini lì li potete lasciare lì e utilizzarli come scontistica nei prossimi acquisti che dovete fare nei vostri negozi online, oppure li potete versare nel vostro conto corrente quando mi pare si arriva ai 13 euro, se non sbaglio, adesso non vorrei dire una cosa per un'altra, ma c'è una soglia minima. Tutte cose che io ho già fatto, sperimentato e funziona perfettamente. L'unica cosa è che certi negozi ci mettono veramente tanto a ritornare il cashback, anche 3 mesi per dire, però arriva tutto. Io avevo fatto un ordine su Shein, il primo ordine che ho fatto passando da Berubai, l'ho fatto su Shein e non ho visto accreditato il mio saldo, neanche dopo tanto tempo, dopo 60 giorni. Al che da dentro il sito ho fatto la chat con l'assistenza, mi hanno detto no, guardi signora che Shein dà il cashback anche dopo 90 giorni se lei guarda nelle regole, perché dentro poi per ogni negozio c'è la sua regola, e in effetti avevano ragione e mi è arrivato. Ci sono negozi online che ti danno un cashback bello alto col primo acquisto e magari con gli acquisti successivi te lo danno più basso. Possono esserci cashback differenti in base all'articolo che compri, cioè adesso faccio un esempio, un sito come Shein magari potrebbe avere, faccio solo un esempio perché non ricordo se Shein è così, potrebbe avere cashback del 3% se compri cosmesi, cashback del 5% se compri vestiario, ecco, cose così. Adesso vi faccio un esempio pratico perché mi è venuto in mente che non avevo poi girato mai questo video proprio giorni fa perché ho fatto un grosso ordine di integratori. Allora, ho dovuto ordinare degli integratori e sapete che gli integratori costano. Io già compro un integratore per il discorso di mia figlia dei calcoli e lo compro online perché se lo comprassi in farmacia spenderei 27 euro a scatola e dura un mese. Invece comprandolo online a volte lo trovo anche a 19 o 22 e comunque risparmio anche perché magari ne prendo due scatole così poi ho le spedizioni gratuite, no? Comunque dovevo comprare 4 scatole di altri integratori e ho guardato il costo, proprio il costo nelle scatole di questi integratori, avrei speso integratori per una cura che dura 2 mesi, avrei speso 94 euro. Allora che cosa ho fatto? Sono andata a vedere nelle varie parafarmacie online da cui io mi servo. C'è Top Farmacia, c'è Farmae,
Linfa Farmacia, Amica Farmacia, ce ne sono tantissime. Per esempio, Top Farmacia non è affiliata a Berubai, quindi non potete fare questa cosa del cashback. Però io ovviamente non è che devo per forza usare il cashback, cercavo di ottimizzare la mia spesa, quindi siamo partiti da 94 euro. Ho fatto un po' di confronti e ho visto che sul sito Mille Farmacie, che è un sito dove tu compri i farmaci, quelli non, che, per cui non serve la ricetta, o gli integratori, e loro li vanno a prendere da una rete di farmacie diverse, e quindi non è un'unica farmacia come può essere Pharmaè, per dire. Quella era la soluzione migliore, nel senso che ho provato a mettere nel carrello tutti e quattro gli integratori che mi servivano e mi veniva fuori una spesa di 75 euro, se non sbaglio. Sì, 75 euro. Stavo facendo i conti, avevo detto 94, no, 74 euro, quindi 20 euro di meno. E quindi ho visto che quella lì era la migliore, non c'erano le spese di spedizione. E che cosa ho fatto? Ho detto, ma c'è Mille Farmacie su Berubai? Sono andata a vedere e c'è Mille Farmacie. Ma la sorpresa è stata che Mille Farmacie ti dà l'8,4% di cashback, quindi mica bruscolini, no? Sono circa 6 euro su una spesa così. Allora ho aperto Berubai, ho cercato Mille Farmacie, come vi dicevo, ho visto che c'è dentro e che dà questo cashback alto, e da lì ho fatto accedi al negozio e mi ha portato direttamente sul sito di Mille Farmacie. Ho fatto il login con le mie credenziali perché ero già loggata, ma se no uno basta che si registri. Ho preso i miei integratori, li ho messi sul carrello e ho pagato. E adesso questa è anche veloce perché credo che arrivi nel giro di pochi giorni, nel giro comunque di poco, mi arriveranno 6 euro nell'area riservata di Berubai. Quindi questi integratori alla fine, se facciamo 75, 74, scusate, meno 6, fa 68, giusto? Perché sono bravissima a fare i conti, fa 68, quindi li ho pagati 68 euro anziché 94 alla faccia, un bel risparmio. Ecco, questo era proprio l'esempio pratico che io vi volevo fare. Adesso vi lascerò degli screen in cui vi faccio proprio vedere il sito di Berubai o l'applicazione. Personalmente mi trovo meglio sul sito, non lo so perché di solito mi trovo bene con le app, ma con Berubai mi trovo meglio sul sito e vado da cellulare, vado da browser, quindi da Google e lo cerco. Ma se voi vi trovate bene con l'applicazione è la stessa cosa, tanto le credenziali sono le stesse. Vale la pena di cercare prima, quando si vuole fare un ordine online, di cercare prima se il negozio è all'interno. C'è anche Amazon, ma Amazon non dà cashback, quindi non serve solo a loro, probabilmente, come avranno sicuramente una convenzione, però c'è scritto Amazon non dà nessun tipo di cashback. E comunque vale sempre la pena di ricordarsi, una cosa che mi capita spesso è di dimenticarmi che esiste Berubai, nel senso che a volte ho fatto degli ordini da negozi online, anche per quanto riguarda il trucco, quelle cose lì, senza ricordarmi che esiste Berubai. Invece bisogna proprio ricordarselo sempre, perché pian pianino avete, oltre magari ai coupon sconto che già vi danno loro, eccetera, eccetera, avete anche questo cashback che vi torna indietro e che sono soldi. E quindi alla fine è sempre, per me è sempre meglio dove si può risparmiare. Allora, adesso vi lascio delle piccole clip dove vi faccio vedere proprio, magari vi faccio anche una simulazione, vi faccio vedere come funziona. Spero di aver fatto cosa gradita condividendo con voi questa cosa. Fatemi sapere se lo conoscevate già, se lo utilizzavate o se invece il video vi è stato utile, perché anche io non ricordo dove, da chi, ma l'ho scoperto proprio da un video su YouTube ancora un anno e mezzo fa. Quindi pensate, un anno e mezzo che volevo fare questo video. Sono sempre molto puntuale. Va bene. Vi ringrazio di avermi seguito, aspetto tantissimo i vostri commenti qua sotto, voglio sapere se questo video vi è stato utile. E poi vi dico anche un'altra cosa, se provate a fare e non riuscite, sappiate che a me piace sempre aiutare, quindi mi trovate su Instagram, mi contattate in direct oppure nella mia mail che trovate qua in box informazioni e vi do una mano io. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Mi ero scordata del codice invito, ma poi vi spiego bene. Comunque questo è il mio. Allora, questo qui è il sito di Berubai. In evidenza ci sono alcuni negozi, alcune pubblicità, ma sostanzialmente il menu è quello che vedete in alto nelle tre lineette a destra. Se cliccate lì vi esce un menu.
E potete anche cliccare le singole voci, per esempio qua ci sono tutte le tematiche raggruppate, quindi i negozi in base alle tematiche, altrimenti potete semplicemente cercare il negozio che vi interessa o la cosa che vi interessa nella barra della ricerca, questa qui in cima bianca che ha la lente di ingrandimento a fianco. Cerchiamo 1000 farmacie, così facciamo proprio l'esempio di ciò che ho acquistato io. Allora, vedete, qui vi dice cashback in 1000 farmacie e vi spiega che vi daranno un cashback dell'8,4%. Poi, scorrendo sotto, vi spiega anche se ci sono coupon ve li mostra e vi spiega anche come viene erogato il cashback di solito. Qui vedete ci sono delle note da leggere perché sono comunque sempre delle istruzioni. E qui sotto ci sono anche le recensioni che vi dicono se 1000 farmacie è un buon negozio. Adesso in questo caso non c'erano coupon, c'è solo il cashback. Quindi entriamo e si apre questo countdown. Stanno caricando il negozio ed entriamo in 1000 farmacie. Una volta che siamo qui, si clicca per loggarsi, io entro con le mie credenziali oppure vi potete anche direttamente registrare e potete fare il vostro ordine. E una volta che avrete fatto il vostro ordine e pagato, dopo qualche giorno vi arriverà il cashback perché 1000 farmacie è molto veloce, a me è arrivato dopo pochi giorni. Adesso vi faccio vedere per quanto riguarda Amazon perché ve l'ho appena accennato nel video. Amazon mette a disposizione degli acquisti con coupon perché Amazon, proprio per sua politica, non eroga cashback, ma mette a disposizione spesso dei coupon. Infatti, scorrendo sotto trovate sempre tutte le condizioni di ogni negozio, quindi vi consiglio sempre di andare a leggere proprio come funzionano i coupon e come funziona anche il cashback. Quindi, in questo caso qui di Amazon, io clicco su Entra. E sotto vedete che mi dice che ci saranno dei coupon in base agli oggetti scelti. Quindi entro, solito countdown, e poi mi fa entrare su Amazon e mi mostra in prima pagina una serie di prodotti che posso acquistare applicando un coupon. Infatti vedete che c'è scritto seleziona coupon, quindi se voi decidete di comprare uno di questi prodotti avrete uno sconto. Per esempio questo rossetto io ho già usato il coupon perché l'ho preso. E qui vi faccio vedere così velocemente qualche oggetto che potete, qualche prodotto, scusate, che potete acquistare. Ok, adesso vi faccio vedere che c'è anche Look Fantastic, ci sono veramente tantissimi negozi, ma proprio tanti, e guardate il cashback di Look Fantastic è molto alto, però ecco, adesso vi faccio un esempio di quello che dovete andare a leggere. Come vedete, c'è il cashback sul primo acquisto che ha un valore e solo su alcuni articoli. Nei successivi acquisti il cashback è un po' più basso e poi ci sono invece degli sconti in euro riguardanti le beauty box, quindi non so se lo sapevate, ma se per esempio volete comprare le beauty box potete applicare quegli sconti lì e poi ci sono anche dei coupon, vedete in questo caso c'è un coupon che cliccando su usare potete usare poi all'interno del negozio. Quindi è veramente importante che andiate sempre a leggere come viene ripartito il cashback, se ci sono coupon e come si possono utilizzare. Vedete, si copia, poi si va dentro al sito, vi fa il solito countdown e quando siete dentro procedete ai vostri acquisti. Non andate sull'app, anche se qui ve la propone, perché a quanto sapevo io, Berubai non funziona sulle app. Non so se adesso hanno cambiato, però in teoria dovrebbe essere così. E quindi poi voi fate i vostri acquisti, applicate il coupon incollandolo e riceverete poi il cashback. Di solito nei negozi c'è scritto entro quando vi danno il cashback. Un'altra cosa che vi voglio far vedere. Allora, vedete che qua sotto c'è un mio saldo. Adesso lo clicchiamo e vi faccio vedere. Allora, il primo a sinistra, quello da 6,50 euro, è quello di 1000 farmacie. Mi è già arrivato.
mentre l'altro che vedete a fianco è un cashback che ho già preso da tempo. Vedete che è in sospeso quello di Mille Farmacie, perché ci vuole qualche giorno prima che arrivi, però sono veramente veloci, mentre ci sono negozi che ci mettono veramente anche 2 o 3 mesi, però prima o poi vi arriva tutto. Per esempio, se adesso volessi trasferire, posso trasferire solo il saldo che non è in sospeso, ma quello che è confermato. E per farmelo restituire io ho inserito il mio PayPal e anche il mio IBAN, quindi scelgo ogni volta dove lo voglio ricevere. Quindi direi che è molto comodo. Altra cosa che vi volevo far vedere è inizia a guadagnare, perché, e qui salta fuori il discorso del codice sconto. Ognuno di voi che si registra, intanto vi chiedo di registrarvi col mio codice sconto, perché mi accrediteranno in futuro 10 euro, ed è questo qui, e anche voi poi avrete il vostro codice sconto, codice invito, scusate, non codice sconto, codice invito, link personale. Qui ci sono anche i loghi di Berubai da scaricare, e praticamente anche voi potete invitare persone a iscriversi su Berubai. Quando queste persone avranno realizzato un cashback di 10 euro, vi arriveranno 10 euro indietro. Altra cosa che vi volevo però far vedere, andando di nuovo su Mille Farmacie, giusto per farvi un esempio, se vedete qui c'è scritto guadagna raccomandando, vedete che c'è scritto. Allora, se io clicco lì, questo c'è su credo quasi tutti i negozi, io posso scegliere di raccomandare o il negozio stesso o un prodotto che ho acquistato su Mille Farmacie, e Berubai mi crea proprio il link personalizzato che io posso condividere. Per esempio, in questo video potrei dire: questo integratore era molto buono, e quindi clicco su prodotti, scelgo il prodotto che ho ordinato e Berubai mi creerà il link del prodotto. In questo caso io scelgo negozio e mi creo il link a Mille Farmacie, è il mio link, quindi io vi dico comprate da qui, voi comprate e io guadagno qualcosina, e lo stesso potrete fare poi voi. Quindi direi che è un buon sistema per racimolare qualche piccolo eurino. Adesso, tornando nel menu in alto, nelle tre lineette, vi voglio far vedere quanti negozi ci sono. Per esempio, andiamo qua in salute e bellezza, non ve li faccio vedere tutti, ma una veloce carrellata per farvi capire insomma di cosa stiamo parlando. Allora, c'è Kiko che dà il 7,70, vedete quanti ce ne sono. Sephora, per esempio, anche non dà un cashback molto alto, ma meglio di niente. Douglas, insomma, veramente ci sono tantissimi negozi. Guardate Bottega Verde, quindi potete andare a cercare, e abbiamo guardato soltanto salute e bellezza. Ci sono anche altre categorie interessanti, per esempio questa categoria qui, so che c'è, ecco, c'è eBay, cashback piccolino, però vabbè. Groupon, c'è AliExpress col 6% di cashback, che tra l'altro AliExpress ha prezzi piccolissimi. Light in the Box, QVC, insomma ci sono veramente, c'è da sbizzarrirsi. C'è Wish, ecco, mi era sfuggito. Trovate anche una carrellata di prodotti in evidenza, prodotti in offerta, quindi potete direttamente passare da lì per acquistare, oppure crearvi un link di raccomandazione proprio per pubblicizzarlo. Io vi saluto nuovamente e fatemi sapere se questo video vi è stato utile.